Non so cosa sia successo, ma qualcosa è cambiato. Ultimamente il nostro rapporto è strano. Ultimamente? Kate, è da 4 anni che è strano. No, stavolta è diverso. Lui è diverso. Sento che vuole allontanarsi. E puoi biasimarlo? Magari è stanco di aspettare. Aspettare che cosa? Lo sai benissimo. Kate, quell'uomo è pazzo di te. E malgrado cerchi di nasconderlo, anche tu sei pazza di lui. Che c'è? Per caso doveva essere un segreto? Sì. No. L'avrà capito. Pensa a com'era all'inizio, un vero Casanova. Non si comporta più in quel modo da molto tempo. E vuoi sapere perché? Gli interessi soltanto tu. Sì, ma lei... Lo so, hai altro a cui pensare. Ma non puoi pretendere che lui ti aspetti per sempre. A meno che perderlo ti lasci indifferente. E se non funzionasse? Se finisse come tra te e Javier? Beh, almeno ci abbiamo provato. Non ha funzionato. E allora? Adesso possiamo andare avanti e divertirci insieme ogni tanto. È solo che non voglio perdere quello che abbiamo. Dai, ti prego. Cos'è che avete realmente? Spiegamelo. Un'amicizia. No. Quello che abbiamo io e te è un'amicizia. Tu e Castle avete una relazione basata sull'attesa. Quanto ancora potrete inseguirvi prima di stancarvi? Beckett. Non pensare di cavartela così, Kate. Non intendo lasciare il discorso a metà. Quindi pensi che dovrei dirgli quello che provo? Sì, non sarà più difficile che dare la caccia a degli assassini. Ok, lo farò. Devo solo trovare il momento appropriato. Adesso è il momento appropriato. Ma cosa? Ripensandoci, forse dovresti aspettare un po'. Hai sentito? Mi sta chiamando Ryan. Devo andare. Ti chiamo fra un po'. Mi sembra di essere sul set di un pessimo episodio di Miami Vice. Prima di tutto, non esistono episodi pessimi di Miami Vice. Secondo, chi è morto? Tu, a quanto pare. Sembra che ti sia passato sopra un camion. Già, un camion che trasportava un carico di avvenenza. Ho passato il weekend a Las Vegas, avevo bisogno di cambiare aria. E la biondina, l'hai vinta una partita no, a poker? No, l'ho conosciuta sul volo di ritorno. Le lasci prendere la tua auto? Jacinda sembra una persona degna di fiducia, è un assistente di volo, un capocabina. E poi non le ho dato il codice del bancomat. Cassio! Sicuro di stare bene? Ma è stato meglio.